Nuovi spazi e nuove aule per il liceo musicale e artistico Misticoni Belisario di Pescara. A seguito della riforma Gelmini, infatti, sono stati inseriti nuovi percorsi artistici, come quello della danza. Ecco dunque che la provincia di Pescara svuota i suoi uffici nella sede di Passo Lanciano e con un investimento di 40.000 euro realizza un'autentica sala per le coreografie, ospitando 100 studenti. La sede Misticoni non poteva assolutamente più ospitare tre licei, liceo artistico, liceo musicale e coreutico. E abbiamo trovato, devo dire, un attento ascoltatore che è stato il presidente Di Marco, che appena è entrato in carica si è trovato questo grandissimo problema e in poco tempo ha dimostrato l'efficienza della pubblica amministrazione, cosa insomma non da sottovalutare in questo periodo. Una nuova stagione per la scuola, se si pensa alla rivoluzione avvenuta nell'ambito della riforma e soprattutto alle difficoltà vissute dalle province, ormai svuotate di risorse. Ecco dunque che l'iniziativa di Antonio Di Marco si configura come un'ottimizzazione di risorse che a loro volta creano nuovi scenari. Se ne è accorto anche il presidente Renzi, non a caso la riforma del decreto enti locali, così come era stato presentato a giugno e successivamente approvata ad agosto, consente proprio a noi l'esistenza in vita ancora per tanto tempo. È necessario che ci sia un ente che intervenga a favore delle scuole, è indispensabile in questo caso fare anche tesoro delle piccole risorse a disposizione. Abbiamo fatto veramente una grande, diciamo, alleanza con gli uffici, con i dirigenti, abbiamo voluto fare subito ciò che occorreva al Misticoni per consentire l'avvio dell'anno scolastico nel migliore dei modi.